che è una specie di race game, ha delle tracce infinite e ostacoli infiniti, quindi è un endless game in pratica, dove per giocare le nuove arene che vedete qua bisogna guadagnare dei punti, quindi fare anche quindi un tempo sempre migliore. C'è una specie di fisica, gli ostacoli. Adesso vediamo un po', arrivati a livello 4. Non è che ci si smette una maneggiare. Comunque, quello che dobbiamo fare è andare sullo schermo con le dita. E poi sono caduta giù e mettiamoci a perdere vite. Niente, se invece va, è difficile da mangiare da qua. Può frenare tornando indietro. Se non ce l'ha, di indietro. Niente, non dovrebbe neanche andare molto. Troppo piano. Girati. Vediamo. Piano, perché sennò perdiamo tempo. C'è un checkpoint. Allora. La nostra sferetta. Andiamo a fermarci lì, perché quando ci arriva sopra si ferma da solo. Sempre. Per prendere 4 dobbiamo fare 36. Invece ci servono 11. Cos'è sta roba? 5, ne fa 2,46 questa volta. Invece avanti le nostre non cadere, cambiano le track e cadono una volta. Perché cadi? Sono tonta io, non maneggio bene. In questo qui c'è un gioco meglio, però gioco meglio con il tablet perché mi copro una sfera e non riesco a vedere dove sto andando. Sali, sali, si è girato da parte. Ci sono a maneggiare. Tu metti sullo schermo, li gira. Fai un giro meglio completo come adesso. E viene fuori strada. Non ci sarò mai, adesso sopra di qua. Ok, io ho giocato a Marble, gioco molto bene, ovviamente per computer, e mentre gioco le frecce è molto meglio. No, sta a capo. Con le dita proprio, con una dita, un dito, è difficile. Rallenta da piacere. Oh, grazie. Oh, no, c'è la pizza. Sei stretta la pista e adesso sono guai seri. Devo fare 2,40. Sante proprio. Fare 1,21. 42 io, non so. L'ultimo. Mentre sono i cuficini di cose che vengono segnati è per. Guarda, sono per stare fastidio sul fondo, per più ne faccio, più tempo migliore fate. Me ne danno, sono anche utili per dopo, suppongo, per le altre piste. Ah, c'è anche lo spazio, interessante. Fermati. Togliete i mezzi piedi. Ecco, c'è forza, sono forza fuori dalla pista. No, c'è il checkpoint lì.
sono giochi del tipo di ti possono fare rage quit. Dove vai? Fermati lì. E cioè, guarda dove l'ha messo? Dall'altra parte. Pensavo io fosse un monte. Sì, Madonna, non ci è arrivato per poco. Faccio una di scusa. Ecco, e non ci è arrivato in momento, ma io ce l'ho arrivata perché non me l'ho toccata la pista lì. Blocco. Non c'è più. Perfetto. Nel tempo se ne va. Fatti suoi. E non si mette, non si ferma. Non si vedrà mai da quella parte. Fermati. Prima ho capito. Diciamo che per averne te devo fare 1,40, ne ho fatto 1,41. Non c'è arrivo. Grazie. Poi si è sbloccato. L'arena 2. Guardo 43. Quello suppongo. Dove vai? No, fermati, fermati, no! Con la pista Mi piacerebbe inclinata, fare questi ovviamente. dove e quando. Adesso avete capito un po' com'è il gioco. Ma comunque è divertente. Non è molto facile da giocare in alcuni casi. Ma queste piste qua non sono molto fastidio. Si gira continuamente la pallina qua. La stretta e dà fastidio. Molto anche. Ecco, c'è ancora questo qui adesso. L'altra parte mi dà ancora fastidio perché. E sono altre due di là, bisogna arrivare alla fine anche, sì. Non ci riuscirò mai ad arrivare da quella parte, non scendono le vite, forse con le vite serviranno anche per giocare. Grazie. Non usci, no, vai di là, sali. Sali, non di là, sali, dritto! Non fate bene dire. Sfera del cavolo. Quello che ti pare. Ma devono fare un po' meglio la cosa. Controllo. Non è così facile controllare con il dito. Non usare sullo schermo. Un fastidio, ovviamente, tanto per darmi fastidio. Scusa, posso sapere? No, quella è tipo quella per la lima, ma va bene, grazie per questa cosa. Mi metto un po' come il gioco, sono tanti livelli, quindi divertirvi a bizzeffe.